Buongiorno a tutti, eccoci di ritorno dalle vacanze e come ogni volta che mi allontano per qualche giorno da casa, al mio ritorno trovo un mezzo disastro nel prato. Quindi vediamo insieme cosa avrei dovuto fare, cosa non ho fatto e cosa dovreste fare prima di partire per le vostre vacanze. Il manuale del bravo giardiniere prevede alcune piccole operazioni da fare prima della partenza per le vacanze, iniziando da un accurato controllo dell'impianto di irrigazione, che in nostra assenza risulterà ancora più fondamentale. In seguito possiamo passare qualche piccolo trattamento preventivo, siamo in estate e da un giorno all'altro potrebbe fare molto molto caldo e quindi il prato potrebbe risentirne. Per finire procediamo a un taglio calibrato del prato che non dovrà essere né troppo alto né troppo basso e ci attesteremo quindi intorno ai 6 cm, un'altezza che ci permette di non esporre troppo l'apparato radicale al caldo e di non trovare una foresta al nostro rientro. Le prime due operazioni possiamo anche anticiparle di qualche giorno, ma il taglio del prato andrebbe fatto nei giorni immediatamente precedenti alla partenza per non vanificarne l'effetto. E questa è la nota più dolente dell'intera questione, poiché i giorni immediatamente a ridosso della partenza sono solitamente molto caotici, almeno a casa mia. Ci sono gli ultimi giorni di lavoro che sono sempre un po' più caotici, poiché uno ha già la testa sul bagnasciuga e risulta essere meno tollerante sul posto di lavoro. Poi c'è da controllare la macchina per evitare spiacevoli sorprese durante il C'è viaggio. sempre qualche spesa imprevista dell'ultimo minuto, a partire dal costume, che dopo un altro anno di chiusura delle palestre, quello dell'anno scorso ci guarda ridendo dal fondo del cassetto. C'è da fare le valigie e poi caricarle in macchina, un'operazione che molte volte ricorda più una partita di Tetris piuttosto che un'operazione logistica. E quindi in questo marasma generale la cura del prato molte volte va a farsi benedire. Vi sapete quante di queste operazioni sono riuscito a fare prima della partenza? nessuna. Al mio rientro il prato era una selva oscura e le infestanti avevano preso il sopravvento, ed è proprio di questo che voglio parlarvi. E da qui il mio consiglio finale: se proprio non riuscite a fare nessuna di queste operazioni, fatene almeno una. Se avete seminato un comune miscuglio di microterme, con le alte temperature di agosto il vostro prato sarà ormai in semidormienza, cioè vegeterà molto lentamente. Altro discorso va fatto per le gramigne e le infestanti, che in questo periodo sono al loro massimo sviluppo. E questo è stato il problema più grande che ho registrato, cioè la crescita sconsiderata delle infestanti. E dove vanno ad aumentare il loro volume le infestanti? Ovviamente nelle zone limitrofe degli irrigatori, laddove ricevono più acqua, poiché sia in apertura che in chiusura, prima che l'impianto irrigante vada in pressione, abbiamo una fuoriuscita più copiosa dell'acqua proprio nella zona limitrofa dell'irrigatore. Questo fa sì che le infestanti giovino di questo surplus d'acqua e riescano a crescere in maniera molto veloce e molto copiosa anche in termini di centimetri. In 10-12 giorni d'assenza sono cresciute anche 25-30 centimetri. Questa crescita sconsiderata va a creare una vera e propria barriera intorno all'irrigatore, che non riesce ad irrigare tutta la porzione di prato a cui era destinato, e quindi crea delle zone dove l'acqua o non arriva per niente o arriva in maniera molto ridotta, e si formano quelle chiazze gialle di ingiallimenti che potete vedere nelle immagini seguenti. Thank you.
In conclusione, se proprio non riuscite a fare nessuna delle operazioni da manuale che dovremmo fare prima della partenza per le vacanze, fate almeno questa, cioè una semplice passata di decespugliatore o di tagliabordi o anche con lo stesso rasaerba tarato a un'altezza molto bassa sui 3 centimetri, proprio nella zona intorno agli irrigatori. Questo farà sì che l'erba del prato o le infestanti non crescano troppo al di sopra del livello di escursione dell'irrigatore, impedendogli di irrigare correttamente il prato. Ed è questo il rischio più grande che dobbiamo evitare durante la nostra assenza, cioè che il prato non venga correttamente irrigato, soprattutto nel periodo più caldo dell'anno. Bene, anche per questo video è tutto. Come al solito rinnovo l'invito a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Ci aggiorniamo tra qualche giorno con un altro video su una interessante pianta che ho trovato durante le vacanze, di cui voglio parlarvi in un video dedicato. Quindi buona estate, buone vacanze, a presto!